Nella serata di sabato 29 giugno, presso la Villa Comunale di Villaricca, si è tenuto il primo memorial in ricordo di Alfonso Trinchillo, della concessionaria Trincar Yamaha, evento inserito nell'ottava edizione del Festival della Canzone, Una Voce per Napoli, in cui si sono esibiti 10 giovani della provincia partenopea in performance canore di musica italiana e napoletana. In ricordo della giovane vittima sono intervenuti tra gli altri Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualeano, Domenico Marrazzo, consigliere del Comune di Napoli, Armando De Rosa, presidente della Prologo di Villaricca e la sindaca Maria Rosaria Punzo con alcuni assessori della sua giunta. Villaricca è la voce di Sergio Bruni perché porta avanti il discorso e il premio di Sergio Bruni, quindi è una personalità conosciuta a Villaricca di peso. La targa me la prenderanno, sa qua, e approfittiamo di dirci qualche parola. Sì, innanzitutto io non potevo non essere qui stasera per tanti motivi. Alfonso era una risorsa del territorio, come l'ha detto bene chi lo ha ricordato, come lo dice bene il fratello, come lo dice bene chi l'ha conosciuto, soprattutto con le parole dell'avvocato Domenico Marrazzo. Io, la Prologo è la valorizzazione del luogo, la prima risorsa è quella umana, e Alfonso, insomma, era una persona umana, come io per sentito dire, non ho avuto il piacere, però stasera entrerà anche lui nel mio cuore. Noi domani ricordiamo un'altra persona con una santa messa, e quindi tu hai fatto l'Ave Maria, che è il nostro concittadino Sergio Bruni. Quindi grazie Peppino, grazie alla famiglia, e come ha detto pure l'avvocato, è bello mettere, voglio dire, questo ricordo in questa manifestazione, quindi un grazie anche per gli sforzi che fa Franco Ferrari. Insomma, questa iniziativa la dobbiamo far diventare più grande, un vero festival. Visto che Napoli non la fa più, lo facciamo a Villaricca, quando Villaricca diventa la città della musica, come pure era nei nostri programmi, nei programmi dei sindaci. Quindi Maria Rosaria, sei ancora qui, facciamo diventare Villaricca città della musica, come pure 15 anni fa si diceva che dovesse diventare, grazie al nostro grande interprete, l'ultimo miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di Napoli. Viva Alfonso, viva Trinchillo, grazie a voi, grazie di tutti. Siamo in presenza del sindaco di Qualeano, parlava di gemellaggio tra Qualeano e Villaricca in memoria di Alfonso Trinchillo. Sì, l'ho spiegato prima che l'attività che svolgeva Alfonso insieme al fratello Giuseppe è a cavallo tra i due territori, però è chiaro che Alfonso era una persona ben voluta sia da Qualeano sia da Villaricca, le sue attività commerciali, le sue attività imprenditoriali, la realtà che toccava con mano nell'assistere persone in momenti di difficoltà, veramente un ricordo struggente che però stasera con una serata di allegria mitica un anno di perdita di una persona veramente speciale. Domenico Marrazzo, anche tu al memorial di Alfonso Trinchillo dicevi non nelle vesti di consigliere ma nelle vesti di amico. Sì, soprattutto come veste di amico, perché Alfonso era un mio amico, Alfonso era e rimane un grande uomo nel ricordo delle persone care cui lui voleva bene e cui vogliono bene ancora a lui. Questi eventi per non far morire mai il suo ricordo. Sì, assolutamente sì, è bello ricordare la memoria di Alfonso con questi eventi, così affinché ogni anno si possano ripetere e ricordare che grande persona era Alfonso. Enzo Palumbo, membro della giuria questa sera, siamo a una gara canora che però quest'anno è accompagnata dal ricordo di una giovane vittima. Siamo qui per onorare non solo la figura del signor Trinchillo che ci ha lasciato qualche anno fa, ma anche per sostenere questo progetto artistico che è all'ottava edizione, che è un concorso canoro che sul territorio sta prendendo molto piede e riteniamo di sostenere perché ne ha tutti i meriti praticamente. L'arte che anche a Villaricca viene sempre di più valorizzata. È sempre un po' complesso, però insomma gli operatori del settore sono attivi, gli spazi ci sono pure, quello che manca un po' è la fusione, diciamo, degli intenti della rete in generale. Diciamo.
Siamo con Biagio Ruzzo, presidente della giuria questa sera. Grandi prospettive per questi giovani talenti. Siamo all'ottava edizione. Ogni anno questa manifestazione si conferma sempre di più un fiore all'occhiello per la cultura della zona, del nostro territorio. Siamo con Ciro Sciallo, ti sei esibito questa sera sul palco di Villaricca e tra i tanti pezzi hai deciso di ricordare il Genius Lyoci di Villaricca, Sergio Bruni. Sì, penso che sia doveroso, voglio dire, farlo. Ci troviamo in un territorio dove, se si parla di canzone napoletana nel mondo, Sergio Bruni è quello che ha fatto varcare gli oceani con la musica napoletana, e mi è sembrato giusto ricordarlo con un pezzo suo di un festival di Napoli che si chiama Segretamente, che poi io ho inserito nel mio album che si chiama Acquemaro, un album che parla di contaminazioni, però è stato come ricordare lui. La gente, voglio dire, ha percepito questa emozione, mi ha fatto molto piacere. Allora Maddalena, cosa ne pensi di queste iniziative che danno possibilità a voi giovani di far sentire la vostra voce? Sì, guarda, come appena detto, credo che questa è stata un'altra occasione per dimostrare quanto siamo capaci di dare, soprattutto su un palco che è molto difficile, sono persone che ti guardano, c'è sempre un po' di tensione, anche penso per il miglior artista, è sempre così. Quindi stasera ho visto che molte persone sono state davvero molto brave, anche non conoscendoli, ho fatto da poco amicizia. Credo che quando c'è la stessa passione subito c'è l'amicizia, e davvero abbiamo dato tanto stasera, un po' a tutti. Salve, sono Massimiliano Musella, ho partecipato a questa gara canora con un brano di Bungaro Guardastelle, un brano che presentò a Sanremo 2004, piazzandosi al sesto posto, e niente, è un brano che mi è sempre piaciuto farlo, è la prima volta che l'ho esibito in pubblico e sono contento di averlo fatto.